Bene ragazzi, io sono Jesus e oggi si riprende con Mega Man Star Force 2 Zekrix Ninja. Ok, l'ultima volta ho ricevuto un'email. Ben fatto, wow, pare che tutta la mia sia stata rimossa. E solo grazie a Mega Man. Ti aspettiamo tutti nel lato dell'hotel. Ok, devo raggiungere il lato dell'hotel. Quindi mi detrasformo e ci troviamo nel lato dell'hotel. Eccoci qua. Vuoi degli altri? Eh? Salve lei. Salve. Cosa? Non puoi stare qui. Eh? Se ci tiene la pelle, smettila di ficcare il naso nel mondo delle onde e vattene subito da questo posto. Di cosa stai parlando? Attento ragazzo, l'aura M di quel tipo è fuori parametro. It's over 9000! Ma che si crede di essere? Oh, e sappi che posso vedere e sentire il tuo amichetto M. Ah, si può sapere chi sei. Potrebbe essere lui la causa dei problemi, anche se non sembra certo l'abominevole uomo delle nevi. Non sono l'abominevole uomo delle nevi che stai cercando. Questo hotel non mi interessa per niente. La tua presenza qui è solo un disturbo. Quindi vattene. Sì, facciamogli strada. Sì, lasciagli spazio per passare a questo qua, che è meglio. Allora, se sto facendo il finto tonto con lui è semplicemente perché non voglio spoilerare niente a chi non ha mai giocato, non ho visto né il 2 né il 3, quindi io so benissimo chi è, ma non ve lo rivelerò mai nella vita. È riuscito a vedermi senza un visualizer e sembrava avere più o meno la mia età. Chiunque fosse, la prossima volta lo faremo a pezzettini. Non faremo a pezzettini nessuno, Mega. Secondo te chi io cosa poteva essere? Non lo so, mi sembrava un normalissimo umano. Oh. Ehi! Ovviamente adesso arrivate. Ti sei sbarazzato delle enormi palle di neve? Ah no, era un'affermazione. Ti sei sbarazzato delle enormi palle di neve? Oh, sì. E la buona neve uomo delle nevi? L'hai visto? No. Credo che ci sia Ricky dietro tutto questo. Non possiamo esserne sicuri. Appena lo trovo gli farò svuotare il sacco. Farei tutto per aiutare Amy, a costo di cacciarmi nei guai. Almeno pensi a qualcosa che non sia il cibo. Taci, Zack! Ehi, ragazzi! Oh, signor Gland! Mi è venuto in mente adesso una cosa. Si chiamano tutti due Gland. Gland. Avete eliminato quelle enormi palle di neve, eh? Grazie infinite. Ma come ci siete riusciti? Lo chiede a Geo. Ma, Bond! Shh. Eh? Ok, beh, grazie. Ora posso riaprire l'impianto sciistico. E per festeggiare organizzeremo una gara a Ghiottolandia. Una gara? Sì, una gara di abbuffate. Evviva! La gara sarà aperta a tutti. Qualcuno di voi vuole iscriversi? Oh, io! Beh, mi sembra la persona ideale. Scommetto che ti farei valere. Oh, avete parlato con Amy per caso? Intendo dire Amy la campionessa di sci? Ehi, so che è proprietario di questo posto, ma perché le interessa? Mi interessa perché Amy è mia figlia. Ho sentito che siete diventati suoi amici. Volevo ringraziarvi di persona per questo. Un momento, lei è suo padre? Ho urlato contro suo padre! Sono fregato! La Zacco Dia dice che le tue possibilità con lei sono calate del 99%. Non ho mai notato che abbiamo le stesse sopracciglia? No, non ci ho fatto caso, scusi. Comunque, Amy ha detto che assisterà alla gara di abbuffate. Ah, è la mia occasione! Non mancherò, signor Glande. Non cantare vittoria, Mood. Benissimo. Spero che voi ragazzi vi divertiate insieme ad Amy. Lo sto nella pelle. È l'occasione ideale per fare colpo su di lei. Che ne dite di andare subito a Ghiottolandia? Prima dovremmo visitare la press. Sì, ma temo sia ancora di pessimo umore per prima. E voglio andare lo stesso a trovarla. Ok, intanto resterò qui a controllare che Buddha non si dimini troppo. Vuoi davvero farlo, Geo? Sei davvero davvero convinto di quello che stai per fare? Fermo dove sei! Vai su un altro passo e te ne pentirai! Non credo sia molto in pena di parlare. Quindi, che facciamo meglio? Andiamo a trovare Buddha e gli altri. Ok, penso che siano a Ghiottolandia. Ah, non ce n'è neanche bisogno. Un'altra chiamata che...
acceso. Accesso, perché io dico acceso? Ah, è Bud. Ehi, Bud. Geo, mi devi aiutare. Che succede? Un altro incidente? Geo, devo assolutamente vincere quella gara di abbuffate, capisci? Hai sentito, Geo? Devi trovarmi un abbuffo. Un cosa? Ogni ghiottona che si rispetti ha bisogno di un abbuffo. Continua ad infilarti cibo in bocca anche quando non ne puoi più, fino a farti scoppiare. Non mi sembra molto salutare. Sì, non è mai una buona idea usare uno di quei cosi. Potresti letteralmente scoppiare. Ma questa è una situazione speciale. Devo vincere la gara. Sembri molto determinato, Bud. Ma dove potrei trovarne uno? Ti scongiuro, Geo, non posso perdere quella gara. Devo mostrare a Demi la mia unica qualità. Ti capisco. Bene, grazie mille. La gara inizierà tra poco, quindi conto su di te, Geo. A dopo. Ehi, non mi pareva di aver accettato. E adesso? Beh, ragazzo, non hai tempo di andare in giro a caso a cercarne uno. Già, credo che inizierò da qui all'hotel. Sono sicuro che troverò qualcuno che potrà aiutarmi. Qualcuno che conosca l'hotel nei minimi dettagli, per esempio? Consiglio alquanto sporadico di Mega. E non so cosa vuol dire sporadico, ma va bene lo stesso. C'è qualcosa che desidera sapere? Sto cercando un abbuffo. Dove posso trovarlo? Ottima domanda. Il membro del personale della lavanderia del secondo piano era una campionessa di... abbuffate. What? Perché non ho separato la frase? Sono sicuro che possiede ancora un abbuffo. Davvero? Grazie! Ok, ok, ok. Quindi, adesso inizia il trip mentale più grande a cui voi abbiate mai assistito. Ok, mi sa che sono stato giusto adesso. Adesso mi devo solo ricordare... maglietta? Peccato che non posso indossarla. Forse ce la facciamo? Dai che ce la facciamo! Ce la fa! Ok! Ho ancora il mio buffo, ma come faccio? Fai a sapere che ero una campionessa? Posso prestarti il mio buffo? Onda materia, ma non dirlo... Ah, posso prestarti il mio buffo onda materia, ma non dirlo a nessuno? Sarebbe imbarazzante se qualcuno lo scoprisse. Già ho tenuto a buffo. Bud dovrebbe essere qua. Spero, fatemi salvare, dove io non ho ancora salvato un salvo da un po' di tempo. Stavo per morire malissimo. Bud, eccolo qua. Sei mitico, Geo. Presto, materializzalo subito. Ok. Oggetti. Abbuffo. Sono qui per garantirti una grande abbuffata. Evito il root, ok. Materializzazione. Abbuffo. Perché abbuffo punto? Non ha senso. A meno che sia un abbuffomatic, ma vabbè. Grazie, Geo. Sono in debito con te. Bene, spero che mi guarderà. Possiamo dare inizio alla nostra gara! Yeah! Vabbè. Cosa ci faccio qui? Io sono Famish e vincerò io. Lo vincerò a tutti i costi. Boo, Zack, buona fortuna! Perché Zack farò del mio meglio, Amy? Il menù di oggi è a base di celeberrimi Grizzly Burger. E per i concorrenti che passeranno il turno, abbiamo in palio un mastodontico Hyper Hamburger. Al termine della gara potrete dire di aver gustato le prelibatezze del Monte Grizzly. Quindi pronti, partenza, si mangia! Yeah! Forza, Bud! Bud è in testa e divora un hamburger dopo l'altro. Anche Faye Famish si sta abbuffando a una velocità strepitosa. Piccolo Zack invece sembra già fuori dai giochi. Bud contro Faye, questa è una gara che resta nella storia. Oh! Nam nam. È un testa a testa, signore e signori. Mi pare che Faye sia in leggero vantaggio. No! Puoi farcela, Bud! Non noto le sopracciglia di... di Amy. Io vincerò! Gnam 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 gnam! Bud ha mandato il ritmo, gente! Gnam gnam! Ma anche Faye sembra aver ingranato un'altra marcia! Gnam 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 gnam! Sento la pancia che mi scoppia! E il calore di quelle fiamme mi sta facendo svenire! What? Yeah. Oh! Che succede? Guardate tutto il tavolo principale e ammirate il nostro Hyper Hamburger, è quasi pronto! Chi riuscirà a metterlo sotto i denti per primo? Bud o Faye? Le fiamme stanno scaldando gli animi dei nostri due sfidanti! Le fiamme... sono... Bud! Sta bene? Non esagerare, Bud! Accidenti, do servizio lighter, ragazzo! Che c'è? Quello è! Sì, esatto, te lo ricordi? È Taurus, il corpo M che aveva posseduto Bud.
Ma non è il vero Taurus, è un corpo M residuo. Che significa? Taurus era potente e parte della sua forza è ancora dentro Buddha. Buddha è risvegliato con la forza. Non deve fondersi con Buddha, altrimenti se ne impossesserà di nuovo. Ah, troppo tardi, ragazzo. Oh! Davvero Taurus Fire? Oh? Oh! È un mostro! Oh no! Sta guardando da questa parte! Ah! Adesso, ragazzo, solo noi possiamo fermarlo. Lo so, dobbiamo fare qualcosa. Trasformiamoci! Ma qui c'è troppa gente! Devo trovare un posto in cui nascondermi. Svelto! Bud, vengo a salvarti, giuro. Forse, spero. No, arrivo, cazzo. Ok. Niente virus, niente virus, niente virus. Ok, niente virus. Oh! Ah! Fermo, dove sei? Ma cosa? Chi è quel tizio in blu? Wow, per un pelo! Sono in una zona visibile? Possono vedermi? Pare di sì. Sei finito di nuovo nella zona visibile. Ma che cavolo, li trovo sempre io. E gente, lui è Mega Man. Anche se sembra solo un ragazzo, in realtà è un eroe potentissimo. Dovreste fare tutto il tifo per lui. Zack, non so cosa stia parlando il ragazzino. Non so di cosa stia parlando il ragazzino. Ma il tipo in blu sembra la nostra sola speranza. Coraggio, Mega Man. Non mi piace essere al centro dell'attenzione. Mi rende nervoso. Ragazzo, non è il momento di pensarci. Taurus Fire è imbizzarrito. Risolviamo Taurus. Hai ragione, mi concentrerò su Taurus Fire. Andiamo, battaglia tonde, in azione. Ok, Taurus arriva. Avrà cambiato il moveset? Non lo sapremo mai. Taurus ha avuto Taurus. Porca tro... Ok, mi sono preso male. Barriera, ma devi spostarti a destra perché sennò la barriera è completamente inutile. Grazie. Mi sono preso malissimo. Contrattacco, come piace a me. Perfetto. Capo. No, dobbiamo riprovare al prossimo. No, purtroppo niente. No. Dai, fermo. Cos'è? Sì, l'hanno cambiato il moveset. E l'ho lisciato. Dai, attaccami, Taurus. E non in questo modo, io pensavo di fare un contrattacco, su via. Ok, in questo modo. Abbiamo un'onda terra pronto. Ed è capo! Ok, spero di una battaglia un attimo più bella, ma... Taurus Fire mi ha dato, quindi non male. Più tardi. E il Buddha si è ripreso. Oh, cosa è successo? Oh no, la grande buffata. Ricordo come stavo in zona di hamburger e quando ho guardato il fuoco mi sono sentito svenire. Poi è diventato tutto nero. Non ricordi cosa è successo? Ecco come sono andate le cose. Ho capito. Mi sono trasformato di nuovo in quel mostro. Bella figura che ho fatto con Amy. Sono un disastro. Tranquillo, non è andata poi così male. Sì, Amy era molto in pensiero per te. Quando sei diventato Taurus Fire, Amy ha fatto finta di non capire. Davvero? Amy è una ragazza straordinaria. Ha fatto finta, davvero? Amy è davvero una ragazza straordinaria. E giuro che farò il possibile per aiutarla. Ben detto, questo è il Bud che conosciamo. Sì, Bud, non si lascia mai scoraggiare. Ora dovremo tornare nella nostra stanza. Si sta facendo buio. Già, e dobbiamo ancora fare qualcosa per Press. Davvero, Geo? Davvero vuoi fare qualcosa per Press? Sei sicuro, sicuro, sicuro? Comunque, ragazzi, direi che potremmo concludere qua. Quindi, ragazzi, se il video vi è piaciuto, lasciate un commento, mettete piace, iscrivetevi. E noi ci vediamo nel prossimo video dove affronteremo Press e inserirò Taurus Fire nel mazzo perché mi serve. Quindi, bella, ragazzi!